Vabbè, e non ce ne sono più di uomini. Dove sono gli uomini? Se non ci sono gli uomini, passiamo alle donne. Avanti, avanti, poi c'è. Se devo schiacciare? Va bene. Allora, chiedo per me, ho un sacco di domande, ma gozzo multinodulare. Ce l'ha tutta la tiroide? Sì, non c'è. Prendo Utirox. Va bene. Me l'avevano dato. Ma funziona bene o funziona male? Funziona bene. Perché uno può avere tutti i noduli, tutte le cisti del mondo e la tiroide funzionare bene. Tutte in le volte che vado cercano di darmi l'appuntamento da un chirurgo e io non vado. E ho sospeso le Utirox 75, 50, 25, TSH un po' basso. Quanto è il TSH? Sì, non l'ho portato i miei esami. TSH, ormone tireostimolante, sì, 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 ed è quello che bene o male sancisce, anzi 0,90. Bene. Beh, 0,90 tende più verso l'iper che verso l'iper. Lo so. Per cui l'Utirox non servirebbe, perché l'Utirox è un farmaco che si dà. Me l'avevano dato, secondo loro, per me, a Genova. Ho girato Galliera, sì. San Martino. Villa Scassi, per mettere a riposo secondo loro, perché non, i noduli non si ingrandissero. Io sto bene, non ho tachicardia, ma però tutte le volte mi hanno fatto un ago aspirato, poi non sono mai più andata. Volevo il suo parere su questo. Se c'è la componente stress, io in quegli anni in cui ho sentito che la tiroide mi ha dato problemi, avevo sempre freddo, parlo del 96-96. Sempre freddo, ma quando? Anche d'estate? Era tanti anni, avevo avuto dei grossi stress. D'inverno. Premetto che l'ho tentate tutte, ho fatto perfino la consulenza dall'assistente di Hammer, André Sixt, la Nouvelle Medicine Germanique, perché io lavoro nel settore. Sì, ma secondo me, come le ho detto, ben mi guardo da criticare altri metodi di medicina. Sì. Ma ritengo che i problemi della tiroide ormai sono diventate le problematiche più diffuse per quanto riguarda lo stato di salute, perché ormai quasi il 10% della popolazione italiana ha dei problemi di tiroide. È vero, sì. Noduli, ipo, ipertiroidite, ossia presenza di anticorpi, antitiroglobuline, antitiroglobuline. Di Hashimoto, qualche cosa. E lei dove abita? A Genova. È a Genova? Sì. Con tutto il pesce che c'è a Genova. Io mangio pesce. Appunto. Non mangio più carne, mangio sì, pesce. Certo. Con tutto il pesce. Non mangio formaggi, mangio solo la ricotta, mangio qualche uovo. La tiroide è amante delle proteine giuste, adeguate, certo, per una persona di gruppo A non è una bella cosa indirizzarsi verso le carni bovine. Ma si mette d'accordo là con il nostro allevatore di polli ed è a posto. Sì. Dipende cosa mangiano i suoi polli, però dovrei sapere, poi glielo chiederò. E i suoi polli gli daranno un po' di granaglio, un po' di mais, un po' di cose di erba medica magari e vi dicendo. No, ma poi ci stanno quindi, attenti, non possono... Tutte queste dovute alla cattiva alimentazione, questo ne sono convinta, problemi alla tiroide, malattie autoimmuni, questo ne sono convinta. Però, la tiroide non sopporta i dolci, sì, gli zuccheri, sì, gli amidi, sì, e la frutta. Allora, la non tiroide... sono mai stata una mangiatrice di dolci, sì, in assoluto, no. Sono stata, non pensi, però il vino mi piaceva. Sì, no, che vino le piaceva? Tutto. Cioè, preferibilmente bianco, rosso, bianco, preferibilmente bianco, sì, è mosso, vabbè, secco, sì, però non è che io beva tutti i giorni. Però se devo fare uno sgarro, non ho mai fumato, non ho mai mangiato dolci, sono cresciuta mangiando in maniera sana, mio padre era medico ed era anche uno sportivo, per cui sono cresciuta in maniera... Non fumava, beveva no, solamente un poco qualche... di vino, sì, non era un alcolista, no, e non ha chiesto, come mai mi sono trovato ad avere questi problemi alla tiroide che non fumavo, non bevevo, non mi facevo niente. Ho mangiato troppo glutine in quel periodo, forse, sì, certo, ho pensato. Certo. In genere, oddio, c'è stato quel fatidico 26 aprile 1986, esplosione della centrale di Chernobyl. E poi da lì in avanti sono comparse un sacco di problematiche tiroidee. Sì. Tante.
e si è data la colpa, si è data la colpa a Chernobyl. Io ho dei dubbi su questo. E, no? Sì, io ce li ho avuti da subito. E poi, siccome appunto è diventata una problematica molto numerosa, mi sono capitati veramente tanti, ma tanti, ma tanti, ecco, tante persone con problemi, anche uomini, mica solamente, fino a pochi decenni fa era solamente appannaggio delle donne, sì, il problema della tiroide, e poi è diventata anche appannaggio degli uomini. Ma infatti, sulla questa vecchia agenda, che oramai è in via di estinzione, nonostante l'anno, infatti per quello che praticamente è quasi in regalo, è l'argomento di cui ho parlato un po' di più, questa agenda che ha tutti dei piccoli pensierini, e dove spiego che i problemi della tiroide proprio sono essenzialmente dovuti al fatto che la tiroide è amante delle proteine e non è amante dei carboidrati. Infatti spesso e volentieri le problematiche tiroidee si accompagnano alla presenza di un colesterolo alto. Esatto. E tutti e due sono, come diceva la il signore di prima, ecco, tanti amidi, tanti zuccheri, tanti dolci, tanto colesterolo. Ho ceduto così. Un'altra, ho tre domande. Dei pompelmi, prima hanno nominato aranci, sì, ora hanno nominato i pompelmi. No, cosa infatti ne pensa come fonte di vitamina C la mattina? Io faccio, sì, spremute di pompelmo la mattina. O di limone. O di limone, certo, esatto. Ma non sono la stessa cosa. Esatto. È come se noi parlassimo di pennuti e considerassimo che sono uguali le anatre, le oche, le faraone, le galline, i tacchini, i pavoni. No. Anche se sono dei bipedi volatili, uccelli, niente. Sono meglio i pompelmi. Certo. Io mangio ben le prugne e succhio il nocciolo, ben, come dice, sì, lei. Ben difficilmente il pompelmo crea dei problemi alle persone di gruppo A. Però, e a quelli di gruppo 0? Come? E a quelli di gruppo 0, agli altri gruppi? Ma ha sentito che... Ma quelli di gruppo 0 l'ha sentito, no? Cosa ho detto per la frutta? Sì. Quelli di gruppo 0 hanno un guaio, che sono molto, ma molto attratti dalla frutta, ma più la mangiano e più problemi hanno. Quindi la frutta in tutti i gruppi è meglio mangiarne... No, solo la frutta, mattina, ma forse. Seguite il ritmo stagionale della frutta, prima di tutto. E considerato un fatto che le mele, che sono raccolte in genere da metà settembre fino a fine di ottobre, secondo le varietà, le località e tutto, se non ci fossero le celle frigorifere, ma la frutta non ci sarebbe quasi più. L'unica frutta che ci sarebbe da adesso andando avanti sarebbe l'uva, perché magari viene appesa, fatta conservata in ambienti un po' arieggiati, appesa. Ci sarebbero le nespole, perché come dice il proverbio, tempo e paglia maturano le nespole. Se le nespole ci mettono un sacco di tempo a maturare. Lo stesso i cachi, lo stesso sarebbe per i kiwi. Le mele, ci sarebbero quelle varietà, vecchie varietà, che i contadini hanno per secoli coltivato e che si conservavano naturalmente facendole stagionare nei solai ben arieggiati per almeno 40 giorni, che facessero la cosiddetta ribollita, la fermentazione, dopodiché le conservavano in luoghi freschi. E duravano fino a Pasqua, ma lo usavano non in quantità industriale come adesso, con succhi, centrifughi e tutto quanto, perché adesso di frutta se ne sta mangiando tantissimo, mentre prima non esistevano ad esempio i succhi di frutta, mai, no. Fino agli anni 50, sono 60. Sono una porcheria. Sì, immagino, no, ma al di là della porcheria, che ci possono essere anche quelli che sono fatti bene, sì, benissimo, ma che non hanno mai fatto parte, no, della, certo, storia alimentare dei popoli, perché la gente si mangiava la frutta fresca, al massimo bollita. Scusi, quindi, poi il colesterolo alto non è poi così dannoso. Dipende quanto è. No, non parlo per me, in generale, sono una terapeuta. Io adesso ho 2,60, però... Sì, è alto. È alto, sì. Gli ho detto, gli amidi. Non ne mangio amidi in questo niente, periodo. Né no. Riso, né pane. Stasera ho mangiato del riso, ma è un caso. Sì. No, non ne mangio.
anche l'eccesso di frutta, dolci, niente, cacao, cioccolato, niente? Assolutamente no. Sì. Se mangio cioccolato, sto seguendo una dieta particolare da marzo e non mangio veramente in maniera estratti di verdura. E l'ultimo controllo del colesterolo quando l'ha fatto? L'ho fatto quando sarà a giugno. A giugno? Sì, diciamo era calato. Sì. Però io ho sempre avuto, anche da allora, ragazza, il colesterolo alto. Per chi è la avevo tendenza. 105 di HDL, sì. Cammino tanto. Sì. Però vabbè, se uno ha l'omocisteina bassa, sì. E la PCR bassa, no? Sì. Non dovrebbe essere pericoloso. No, ma al di là che non i è... I trigliceridi bassi. Sì. Beh, ma i trigliceridi e il colesterolo sono due cose lo nettamente so, uno, distinte. Certo. Il colesterolo... per quello che mi compete, per quello che ho visto, che ho sperimentato, che ho notato, e ne ho visto un'infinità di persone con problematiche di colesterolo, dipende da dolci, zuccheri, farinacei di tutti i tipi, anche col riso, come ho detto prima, ma sul colesterolo, non solo con i cereali, col glutine. Diversamente, i trigliceridi vanno su con salumi, con formaggi, con fritti, sì, con soffritti, con dolci. Allora, sono stata 6 mesi sì. Senza toccare nessun, a parte verdura, un po' di ricotta e semi oleosi, sì. Io non ho mangiato altro. Va bene. E il colesterolo allora, scelgo solo di 10. Invece che ricotta, che ricotta forse sarebbe stato meglio inserire del tonno, sgombri, sardine, salmone, merluzzo, sì. Visto che poi è a Genova. Sì. Però pesce sì. Per abbassare il colesterolo sì. E per sistemare la tiroide. Il mio pensiero non era su di me in generale, non sì. Credo sia poi così dannoso, no? No, bisogna vedere. Intanto bisogna vedere quanto è, e visto che il colesterolo è formato da due frazioni, LDL che è considerato quello cattivo, dannoso, che però c'è un esame, e l'HDL che sarebbe quello considerato buono, bisogna vedere in che percentuali sono, perché se lei ha 260 però, 100, tutto 105, sommato, di HDL. Cioè 105 di HDL, tutto sommato una buona, è ancora abbastanza elevato l'LDL, però insomma un po' di camminare dopo cena. Dopo i pasti, dopo tutti i pasti. Ma soprattutto dopo cena, dopo cena, la sera. L'estate su lo faccio per dopo Genova. Cena, sì. Sì. E poi occhio, non esagerare però col pompelmo, perché il pompelmo, anche se in minore quantità, contiene... fruttosio, quindi fruttosio. Il fruttosio frutta è uno zucchero. Non ne mangio tanta frutta. Il fruttosio è uno zucchero e va sempre, come tutti gli zuccheri, va a creare dei problemi metabolici. Cicori, radicchio, scarole, zucchini, biete, fagiolini, verze, broccoli. Sì, li mangio, cavolini sì. Di Bruxelles. Porri, cipolle, sì, sì. Minestroni. Sempre cotta, più senza che cruda. Patate. Del crudismo cosa ne sì. Pensa? Oh, va bene. Dipende, sto seguendo una dieta crudista. Lo so, la dieta crudista. Salmone crudo. Anche. Certo. Sì. Va bene, però si può anche mangiare delle cose cotte. Poi ci sì, sono le verdure. Le verdure crude che si possono usare crude, che si possono usare cotti. I finocchi li puoi usare crudi e cotti. Gli zucchini, sì, 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 gli sì. Zucchini sono decisamente più appetibili. Cotti. Però va bene, se uno non ci sono problemi di col crudismo, però attenzione alla... Ma ho fatto un periodo così, una sperimentazione, diciamo. Sì, 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 comunque il colesterolo, consiglio che vi do è questo: chi ha questa caratteristica, misuratelo ogni 15-20 giorni, a parte il fatto che adesso ci sono anche i macchinari, le macchinette che uno se le può prendere e tenere in casa. Se no, andate nella solita farmacia, vi fate misurare il colesterolo, fate 3 misurazioni in farmacia a distanza di 15-20 giorni l'una dall'altra, la quarta misurazione fatela in un ospedale, in un laboratorio d'analisi, che in genere praticamente quella dei laboratori d'analisi sono in genere molto molto più precise. Certo, io lo faccio in genere nel laboratorio. Però faccia il controllo in farmacia, sì. Vedi? La ringrazio. Forza. Molto. Va bene. Eccomi. Buonasera. Allora, buonasera. Dunque, io volevo chiedere. Si giri di là che la vedono tutti, se no, addio. Va bene. Volevo chiedere un consiglio.
Mi sentite? Sì, ok. Allora, volevo chiedere un consiglio riferito al latte, che non so bene se tenerlo o no nell'alimentazione che seguo. Allora, innanzitutto sono un gruppo B, quindi in teoria noi siamo quelli che possiamo, bene o male, utilizzarlo un po' di più il latte. Però io ho sempre avuto dei problemi agli occhi fino a quando ero piccola, nel senso che ho iniziato a portare gli occhiali a 6 anni e quindi inizialmente era una miopia, successivamente a 20 anni mi sono state anche trovate a seguito di una serie di infiammazioni, ho avuto una bruttissima coroidite multifocale. E quindi attualmente ho delle trazioni alla retina. Quindi sono arrivata con una miopia che è degenerata in modo evidente e sono arrivata ai 41 anni a meno 13 diottrie. Poi ho trovato un esperto a Lugano che mi ha operato e adesso ho recuperato praticamente tutte le diottrie. Però ovviamente rimangono le mie problematiche legate alla retina e a quindi queste trazioni. Detto questo, subito dopo l'operazione mi sono messa in riga e quindi ho incominciato a seguire la dieta, ho preso tutti i suoi libri e ho seguito il primo anno in modo rigoroso, praticamente senza sgarrare mai. Adesso ogni tanto sgarro un pochettino, però il mio grande dubbio è se anche se il gruppo B in qualche modo può insomma fare qualche sgarro, permettersi qualche lusso in più sui latticini, se mi conviene comunque levarli. Faccio una premessa, io vengo, nonostante adesso abito a Genova, sono nata a Novara, abitavo in una cascina e avevo il contadino che bussava alle 7:30 tutte le mattine a casa mia col latte appena munto e sembrava quasi mi stessero dando dell'oro, quindi io ho passato tutta la mia infanzia con questo latte appena munto. La casa del formaggio a Novara era la mia seconda casa e quindi insomma sono cresciuta con tanti formaggi, specie stagionati, latte appena munto e da noi si mangia il riso col gorgonzola piuttosto che insomma la pizza ai quattro formaggi è un classico e quindi io so che sicuramente i formaggi, comunque il latte ha avuto sicuramente il suo peso all'interno della mia patologia. E quindi ora non so bene cosa mi conviene fare. Sono 2 anni che sono passati dall'operazione, continuo a vedere bene, quindi comunque a livello di viso sono recuperato. Detto questo, sempre una retina di una miope elevata con tutte le problematiche annesse. Cosa mi consiglia? Sì, mi fa venire in mente un bel po' di anni fa, perché bazzicavo nella zona di Novara, la zona di Bellinzago, novarese, e lì c'erano appunto i coltivatori di riso che avevano anche la stalla, mentre adesso le stalle sono sparite, perché allora c'era una grande rotazione delle coltivazioni, quindi non potevano permettersi di tenere la risaia per troppo tempo, perché sennò poi si impestava di cucchiaioni, di giavone, che erano le due infestanti tipiche caratteristiche delle risaie. E quindi c'era questo abbinamento, latte e riso. Sì. E c'era il vantaggio che potevano fare delle coltivazioni naturali molto molto meglio di adesso, in quanto che come fertilizzante usavano il letame, e facendo queste rotazioni i campi, soprattutto il primo anno, non avevano neanche bisogno di dare dei diserbanti perché le risaie rimanevano pulite. E certamente quando si hanno le persone del gruppo B con il latte, i derivati del latte, ci possono andare un po' più d'accordo rispetto agli altri. Dipende sempre che problemi poi una persona sviluppa. E ho visto che le persone che se anche sono portatori di gruppo B però presentano problemi di ciste ovariche, di fibromi,
problematiche derivanti da, ad esempio da calcoli renali o calcoli della cistifella. Problematiche alla vista, è decisamente meglio, il consiglio che do è quello di astenersi dall'uso del latte e dei derivati del latte. Certamente la pizza con i quattro formaggi è tosta, tosta. Se uno si vuole fare del male, si fa una pizza con i quattro formaggi. Già. Ed è veramente micidiale perché i formaggi cotti a 200 gradi diventano dei grassi altamente saturi. Quindi Chissà quanti sono gli attacchi di panico dovuti alle pizze con i quattro formaggi. vero. Perché le problematiche degli cosiddetti attacchi di panico sono sempre stati scorporati dall'alimentazione. Credo che ben difficilmente venga chiesto alle persone quando presentano gli attacchi di panico di vedere che cosa hanno mangiato in precedenza. E sì, questa vista forse meriterebbe un periodo di un po' prolungato di un'alimentazione molto molto semplice. Ma lei percepisce quando la sua vista è un po' meglio o quando peggiora? O è sempre stabile in qualsiasi momento del giorno, in qualsiasi giorno della settimana? Allora, Faccia le prove al mattino appena alzata. Mattina appena alzata faccia le sue prove visive. Al di là che se adesso ha subito questo intervento chirurgico agli occhi, per cui può essere migliorata. Però nel contempo credo che abbia avuto l'accortezza di togliere determinati alimenti. Perché ho visto persone che nonostante poi l'intervento il problema si è È proprio ripresentato. questo, ho paura che, visto sono stata veramente una mezza miracolata perché da meno 13 diottrie, comunque arrivare a 11 decimi, mi hanno intervistato su Telecolor proprio perché è cioè, abbastanza una rarità come risultato. Quindi quando una è miracolata, la cosa che deve fare è ringraziare il cielo e mettersi in riga. Quindi ho levato subito il frumento, per un anno ho Beh, tre levato o quattro cose latticini, fondamentali il quando ci sono questi pomodoro promo. e il Sì, pollo soprattutto. glutine, carne, salumi di maiale, pollo, E il pomodoro, mais, l'ho sì, levato. almeno queste cose qua. E dolce e zuccheri, meno li vede, meglio sta. E attenzione anche a cacao e cioccolato, perché ad esempio ho visto che il cacao e il cioccolato, se non proprio problematiche alla retina, possono creare problemi al vitreo, per cui poi le persone cominciano a vedere le mosche volanti, cosiddette Tra mosche l'altro, volanti, ossia le miodesopsie. io ho un altro problema che non so se è collegato a comunque le problematiche agli occhi. Io ho pochissimo equilibrio, nonostante sia una grandissima sportiva, nel senso ho sempre fatto sport da quando ho 5 anni e faccio yoga da tanti anni e nonostante questo, tipo le posizioni in equilibrio, io non riesco a farle. Ho sempre pensato che fosse il problema legato ovviamente alla miopia. Ora che ho acquisito una vista, insomma, sana, nonostante questo, io mi rendo conto. Ma l'equilibrio in che senso? Che quando cammina L'equilibrio, nel comincia. senso che no, non è che sbando, però per esempio io non riesco a stare su una gamba che perdo subito l'equilibrio. Qua bisogna esercitarsi, eh. Io mi Ah, esercito, si faccio esercita. yoga, E quindi. appunto, ma lo faccia Però anche non so senza. se è legato Questi magari. esercizi li può fare. Faccia così. Sì. Al mattino, appena alzato, faccia una volta che è andato in bagno, prima di bere qualsiasi cosa, di mangiare qualsiasi cosa, provi a fare questi suoi esercizi e vedere come va al mattino appena alzata. Li faccia dopo i pasti per vedere come va Perché l'equilibrio. potrebbe Ah, l'alimentazione essere potrebbe. collegata Eh all'equilibrio? beh, l'equilibrio dipende dai centri nervosi. I centri nervosi sono sotto l'effetto del sangue e di quello che il sangue li porta. Anche perché le problematiche legate all'equilibrio in genere sono problematiche che sono di competenza del sistema nervoso. Quindi faccia, si Perfetto. eserciti e Va bene. veda. Lei dove abita? A Genova. Genova, con tutto il peso che avete a Genova, mamma mia.
Ah, infatti pesce tantissimo, mi piace. A Genova, e al posto dei cereali, a Genova che c'era un grande mercato, perché tutti i produttori di fagioli bianchi di Spagna, dell'Appennino emiliano ligure, mandavano questi fagioli, soprannominati dalle nostre parti in montagna fagiolani, ossia quel bel fagiolo bianco grosso, li mandavano al mercato di Genova. E a Genova erano addirittura, credo che anche nei bar, in tutte le trattorie, i fagioli di Spagna col prezzemolo e cipolla fossero un piatto decisamente molto usato. Al posto del pane, provi a usare i fagioli di Spagna. E vedi? Okay. Li usa, li mangia, le piacciono? Io faccio il pane consigliato da lei con i cannellini e il tonno, e uso quello, o se no... Provi a farlo con i fagioli bianchi di Spagna. Ecco, quello no, non lo faccio. Guardi, che c'era addirittura un segreto, no? Sì. Perché poi c'è sempre chi imbrogli un po' nelle storie. I fagioli bianchi di Spagna in genere erano proprio belli bianchi, poi però magari c'erano quelle volte che a causa del maltempo o meno, che siccome si lasciavano essiccare sulle piante, magari capitava qualche periodo di maltempo, i fagioli diventavano con la buccia leggermente giallina. E allora, sa cosa facevano? Andavano a venderli alla sera sul mercato, perché con la luce della sera, le luci poi fioche, no, certamente... Per cui anche i fagioli leggermente giallini risultavano essere dei bei bianchi di Spagna, e così tanto non cambia mica niente, anche se hanno la buccia leggermente giallina, però era uno dei segreti di chi voleva vendere le sue partite di fagioli che magari non gli erano venuti perfetti. Quindi provi un po' a farsi invece che i cannellini passare a Bene, e guardi bene, osservi bene mm-hmm. quando ci sono problemi maggiormente di equilibrio. Poi, siccome adesso riprenderemo a fare le trasmissioni da Bobbio, in genere c'è una bella schiera di genovesi che viene sempre, ecco, se mi mettete in contatto fate la spedizione e mi viene a raccontare lì quando facciamo appunto le trasmissioni in diretta da Bobbio con l'emittente che adesso sarà la Super Six e vediamo. Mi curiosisce molto, sa, questa storia, quella dell'equilibrio. Sì. Sì. No, perché è giovane, ossia, oddio, ho visto anche persone ben più giovani avere problematiche legate all'equilibrio, però ho visto che non ha... Sì. Sì, vediamo. Va bene, forza. grazie mille. Il Fruttarolo vi aspetta con un vasto assortimento di prodotti per intolleranze alimentari di ogni tipo. Da anni, orientati all'alimentazione in base ai gruppi sanguigni, offriamo farine e pasta di legumi, olio di vinacciolo, caffè di cicoria, quinoa, amaranto, grano saraceno, miglio, ma anche prodotti di pasticceria senza frumento, senza latte e un ottimo pane 100% quinoa. Vieni a trovarci a Pianengo, Cremona, in via Roma 13. Visita il nostro negozio online negozio.ilfruttarolo.it. Il Fruttarolo spedisce in tutta Italia. Seguici anche su Facebook, metti mi piace alla pagina Il Fruttarolo è anche bio e rimani aggiornato su tutte le nostre novità, mercatini ed eventi. Demas Milano è un atelier specializzato in abiti da cerimonia per lo sposo, la sposa, i testimoni e gli invitati. Avrete la possibilità di scegliere tra i capi disegnati dai migliori stilisti italiani e internazionali, tra cui Pronovia, Sposa Clara, Pignatelli, Armani, Petrelli, Versace, Lubiam o tra quelli della collezione Demas Privé. Con oltre 6.000 metri quadri di esposizione e 30 anni di esperienza, Demas Milano vi aspetta a Cesano Boscone in via Benedetto Croce 13. Per appuntamenti o informazioni 02 45 86 72 36 sul web www.demas.net. Per la vostra pubblicità su Super Six Lombardia canale 88 potete contattare con fiducia Bobbiese New Media, telefono 02 87 16 56 21, mail info@bobbiese.com. Bobbiese New Media, concessionaria esclusiva. Io ho 70 anni, le devo dire che sono sempre stato molto bene, non ho avuto grossi problemi,
stato un periodo che giravo sempre per il mondo e ho avuto un po' di colesterolo alto legato allo stress, poi ho regolato un po' la dieta, eccetera, sì, è tornato normale. Purtroppo l'anno scorso, esattamente ad agosto, mi è stato diagnosticato una forma di leucemia, cioè un mieloma multiplo micromolecolare di tipo lambda. Avevo valori alle stelle e chiaramente mi hanno cominciato a fare la chemio dal primo di ottobre e ho finito il primo di ottobre di quest'anno. Ho fatto 50 applicazioni, 9 cicli e i valori adesso sono tornati, diciamo, entro certi limiti, buoni. Verso gennaio ho cominciato ad avere grossi problemi legati agli effetti collaterali, problemi allo stomaco, all'intestino, e quindi ho cominciato a fare una dieta verso maggio di tipo, diciamo, proprio crudista, sì, e solamente vegetale. Sì. E mi ha fatto molto bene, nel senso che mi sono finiti tutti, cioè sono spariti gli effetti collaterali allo stomaco, all'intestino, l'energia è tornata. E poi facevo anche, prendevo degli estratti, barbabietole, spinaci, queste cose qua. Adesso poi, nell'ultima visita, mi hanno detto che bene, tutto bene, che però devo prendere questa situazione di valori ritornati alla normalità come una pausa, perché purtroppo la mia malattia non passa, cioè tende a diventare cronica, e quindi prima o poi, dicono, con una percentuale 80 su 100, tornerà. Si ripresenta. Esatto, si ripresenta. Quindi sono qua. Gruppo del sangue? Gruppo del sangue, se non mal ricordo, perché non lo faccio da una vita, mi pare che sia A Rh positivo. Sì, va bene. Allora, è tra le patologie tutte, linfomi, mielomi, leucemie croniche, tutte problematiche che possono proprio ripresentarsi facilmente. Sicuramente se si è introdotto una dieta crudista va più che bene, il che vuol dire che ha tolto tante cose tra i cereali, perché i cereali crudi praticamente nessuno li mangia perché sono quasi immangiabili. Certo. Ecco. Sì, infatti non mangio pane, pasta, sì, carne, sì, sì. Rossa, bianca, mi spiace per il signore che alleva polli, ma siccome ho fatto tra le altre varie cose che ho fatto nella mia vita, questo lo devo dire, ho fatto anche dell'agricoltura industriale, della zootecnia come sì, progettazione impiantistica del tipo, i protocolli d'allevamento degli animali oggi come oggi, se uno li vede e segue non li mangia più, sì, perché sono veramente una cosa incredibile. Anche quelli più che lei che ha detto prima, biologici, sì, i biologici sono poi, secondo le norme europee, una bufala colossale, perché sono solamente diminuite certi tipi di veleni, ma poi quelli che sono antibiotici, eccetera, 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 li riempono in maniera esagerata. No, beh, gli antibiotici non dovrebbero usarli se uno fa una cosa corretta. No, certamente non è mai stata presa in considerazione l'idea di andare a vedere se dietro uno sviluppo di una problematica come questa, di un linfoma, di un mieloma, di una leucemia, ecco, ci possa essere appunto una relazione con gli alimenti che uno introduce. Sicuramente c'è stato un periodo della sua vita in cui lei si era sbilanciato sui dolci, zuccheri e cereali. E con pochi cereali, sì, 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 sì. Pane, pasta, certo. Pane e pasta ne mangiavo in abbondanza, relativamente, certo, mai esagerato, quotidianamente. Quotidianamente. E più che quotidianamente, perché magari usava due fette biscottate al mattino, no, oppure no, 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 un poco di pane di focaccia. Con un po' di focaccia. Sì, sì. È di Genova, no? Sì, sì, sì. E quindi chi è che non mangia la focaccia strepitosa di Genova? Certo. E poche, la pasta, pasta, le trofie, le trenette al pesto e via dicendo, certo. E poi il sistema immunitario è saltato, per cui c'è stato chi ha avuto una programmazione nel suo DNA, perché appunto noi essendo proprio esseri viventi come tutti, anche nel regno vegetale, non solamente animale, tutti siamo programmati, la sua programmazione prevedeva che venisse
si manifestasse un problema a livello del sistema, ecco, immunitario. Qualcun altro invece prevedeva che il suo danno avvenisse a livello della tiroide, un altro che avvenisse a livello di formazione di lipomi. Certamente chi ha la programmazione per manifestare i lipomi è decisamente più fortunato. Chi invece prevede la problematica di un mieloma deve stare sicuramente molto molto all'occhio e sempre stare allerta, perché queste problematiche a distanza di anni si possono presentare, ma appunto non è mai stata presa in considerazione di valutare la relazione tra cibo e quello. Io credo che la carenza, l'essersi sbilanciato di più sugli amidi, sugli zuccheri, sui farinacei, a scapito delle proteine, che poi lei adesso mangia solamente cose crude? In questo periodo sì, proprio di cotte niente. No, di cotte niente. Comunque anche se mangiasse delle lenticchie cotte, le può mangiare anche germogliate, non credo che il mieloma si ripresenti. Così pure se mangiasse del pesce o delle uova, ma anche la vitamina B12. Ma mangi del salmone. Mangi del salmone, mangi del merluzzo, mangi delle proteine animali. Ma guardi che anche il peggiore dei polli, ben difficilmente una persona di gruppo A può far scatenare la problematica che lei ha sviluppato. Sarebbe meglio trovare il pollo che va a razzolare anche un pollo felice di quelli allevati come una volta. Sì. Beh, ma ci sono ancora, ecco. No, ci sono anche degli allevamenti validi. Fatti bene, ma così pure dei tacchini. Se lei ha qualche amico che ha un pezzetto di terra. O uno dei miei uomini che fa l'allevamento proprio a terra, ma bene, e che quindi alleva animali, sia volatili che mucche, eccetera. Guardi, quindi oramai la stagione sta andando un po' avanti, non è più tanto l'ideale. Ma l'ideale, la cosa migliore sarebbe, quando arriviamo verso la fine di giugno, uno va in un allevamento industriale di tacchini o di polli, gli dice: acquisto tipo 10 tacchini, recinte in modo che le volpi non vadano a spazzolargli tutti i tacchini, e li dà da mangiare nel modo corretto, e li lascia pascolare, che vadano a beccarsi i lombrichi, che vadano a beccarsi le cavallette e tutto quanto. Quando arriva la stagione che cominciano i primi freddi, fine ottobre, interviene, che così sa che cosa mangia, e mette tutto nel freezer. Non è difficile avere così, allevarsi degli animali in modo corretto, anche partendo da un animale allevato magari non in modo migliore possibile, che però dopo 2 o 3 mesi di vita, di alimentazione corretta, sì, si depura. Certo, sì, certo. Perché il sangue si ricambia, tutto si però ricambia. Però Genova, capisce che aveva Genova aver lo spazio dove mettere i tacchini. No, ma dicevo, ma anche fuori Genova, nell'entroterra di Genova, risale, sì, non so, verso Torriglia, da quelle parti lì, vede, o su lì, verso quei colli che sovrastano, quelle montagnole che sovrastano Genova, è a posto. Pensi, con tutte le cavallette che ci sono, se portassero in giro i tacchini, libererebbero da tutte le cavallette. Quando c'è stato qualche anno fa, che c'è stata un'invasione incredibile di cavallette, no? Che lì si sono proprio inventati di spargere veleni per far fuori queste cavallette, era sufficiente invece che incrementassero l'allevamento di tacchini. Quindi lei dice che se uno tiene un'alimentazione, dicevamo, la percentuale di probabilità che non si ripresenti la malattia si alzano. Sì, occhio anche alla frutta, eh? Occhio anche alla frutta. Perché la frutta ne mangio tanto. La frutta contiene fruttosio, quindi occhio. Tra la frutta e la verdura, decida decisamente per la verdura.
carote crude, finocchi crudi, cicoria, sì, radiche, scarole che sono meglio, cetrioli finché è la stagione dei cetrioli, spinaci, barbabietole rosse grattugiate fine, adesso che viene la stagione dopo i primi freddi vanno benissimo le verze, mamma mia. Ce ne ha fin sopra i fagioli, fagiolani, un po' di seme. No, ma le fagiolane le lasciamo alla signora di, che anche lei di Genova, di gruppo B. Lenticchie, piselli, cannellini, fave, fagioli dell'occhio, fagioli neri. Bene. No, grazie. No, ma ce la si può cavare. Sì, fino adesso sono in piedi, quindi. No, no, ma certamente. Ma voi chiedete sempre, non stancatevi di chiedere, come mai non vivevo vicino a Chernobyl, non vivevo attaccato alla centrale di Chernobyl, alla centrale dell'Ilva di Taranto, non fumavo a tutto spiano, non bevevo a tutto spiano, mi sono beccato un mieloma. Come mai? Lei fa l'ingegnere? Sì. Ecco, bravo. Gli ingegneri cercano sempre la causa dei problemi. No? Ma guardi, io ci ho pensato, ecco. Per la verità, quindi, forse ignorantemente, visto che non è il mio mestiere, non ho dato grande importanza all'alimentazione ai tempi, sì, anche se non ho mai mangiato niente di particolare, però forse ho ceduto nelle paste asciutte. Credevo, anche se nessuno sa dire bene da che cosa derivi questa malattia o queste malattie, le leucemie in generale, che però fossero legate molto all'inquinamento e a quello che uno respira. Io in vita mia sono andato per stabilimenti, per centri siderurgici, ho respirato di tutto. Sì. E questo poi mi sono detto forse probabilmente data la causa prima, poi anche l'alimentazione magari. Poi c'è la seconda. È stata la seconda. Perché la prima è quella che uno introduce attraverso l'aria che finisce nei polmoni, ma i polmoni tutto ciò che vedono poi lo ributtano fuori. Entra ed esce un'infinità di volte al giorno. Le cose che noi introduciamo nell'apparato digerente entrano e prima che escono passano ore e straore prima di essere eliminate. La differenza è quella. Tra quello che entra nei polmoni e quello che entra nell'apparato digerente è decisamente più pericoloso quello che entra nell'apparato digerente, fermo restando che se uno si chiude in un garage con il tubo di scarico, vabbè, ci lascerebbe in quattro. Quella è una forma di suicidio. Quella lì è una forma che. Grazie. Forza, va bene. Secondo me si introduce un po' di pesci in più e l'anno prossimo, quando siamo a giugno, provvede a trovare nel frattempo un suo amico allevatore e lei a posto. Ma anche le uova, può. Certo. Il sistema immunitario si basa, i meccanismi tutti quanti con cui funziona il corpo umano, tra cui tutto quanto proprio il nostro sistema immunitario, si basa sulle proteine. Quindi ci vogliono le proteine, certamente quelle giuste. Buonasera a tutti. Buonasera. Prima di tutto chiedo scusa per il mio italiano, sono straniera. Io devo ringraziare il dottor Mosi. E straniera di dove? Albania. Di Albania. Mamma mia, quanti albanesi ultimamente che ho visto. Con dei problemi anche severi, problemi, di salute. Tantissimi. Mamma mia. Io sono moziana, ma proprio moziana in tutti i sensi, da 5 anni. Ho 50 anni da un giorno. Ho fatto 50 anni. Sono nonna. Sono felice che sono nonna. Ho tolto tutto, i latticini, glutine, ma ho tanti di problemi di salute, ma tantissimi. Penso che sarò l'unica qua che se inizio non finisco. No, no, ma non pensiamo mai di essere quelli conciati peggio. Anni, c'è sempre qualcuno che ha dei problemi più gravi e più severi. A 12 anni ho fatto la peritonite. A 20 anni ho partorito, ho fatto cesareo, la prima figlia. A 22 anni ho fatto di nuovo cesareo, mi hanno tagliato un pezzo di intestino lì, perché ho passato anche lì un'infezione bruttissima, mi hanno chiuso i tubi,
metà l'utero, che non ho capito. Ma queste sono cose passate. Sì. Basta, è qui, però guardi, è qua, in piedi, disperzilla. Da lì sono iniziati i miei appunto problemi. E poi ho scoperto che ho la tiroide di Hashimoto. Prendo il tiche 88. Quindi ha una tiroidite di Hashimoto, sì. E nel contempo c'è anche l'ipotiroidismo. Sì. Vabbè. Colesterolo cattivo, che dicono i medici che non è vero, che io ho risolto. Avevo colesterolo, che devono sentire tutti questa cosa, di 390, e io oggi ho il colesterolo 190. Mangiando 2 uova al giorno, alla mattina, appena mi sveglio, faccio colazione, no, prendo la pastiglia della tiroide, bevo acqua calda con limone, che quella non mi manca ogni giorno. Ho perso 25 chili. La tiroide c'è tutta, non è stata tolta. Assumere i farmaci. Sì, e sì. Nell'ultimo controllo, il famoso ormone tirostimolante, ossia il TSH, che valore aveva? Allora, TSH adesso è dei 3,45. No, quello lì sarà il valore di uno dei due anticorpi contro la tiroide, antitiroglobulina o antitiroperossidasi. È difficile 3.000, forse 3 punto 3 qualcosa. Punto, scusa, 3.45. Va bene. Però prima ce l'avevo altissimo. E il suo gruppo del sangue qual è? Gruppo A, positivo. Va bene. Colesterolo l'abbiamo già risolto. Poi... E lei dove abita? A Alessandria. Ad Alessandria. Ad Alessandria. Osteoporosi ho risolto. Ho risolto... Allora, a posto, vede? Diciamo, ho risolto tanti di quei problemi. Sono portatrice di epatite B, sì, che ho preso lavorando, quella lì. E poi da poco che sento, anche se mangio come si deve, che io dico come si deve, ho un dolore qua. Dopo ho mangiato, subito. Oggi per esempio, perché io non ceno mai. Stiamo a digiuno. Io non ceno. Va bene. E adesso c'è allora? Adesso. Sì, la sento un po' qua. A mezzogiorno io per esempio ho pranzato... È il colon discendente. Lì. Mangio sempre verdure cotte. Sì. Ho mangiato coste, avocado e zucchine. Poi ho mangiato pesce crudo. Allora, avocado. Pranzo. Sì. Coste e? Tre. E zucchine. E zucchine. E zucchine. Sì. E come pesce, mangio pesce crudo, sì, salmone, sempre. Non cambio, salmone crudo. Proviamo a cambiare invece, visto che c'è un problema. Mi sono... insomma, a un certo punto bisogna dubitare, anche tra gli amici ci può essere qualcuno. Sì, mangio una volta alla settimana pollo, tacchino. E quando mangia il pollo e il tacchino c'è sempre il dolore? Non ho... Allora, non adesso, ho fatto la allora adesso ci farà caso, guardi. Le dico questo perché tra le tante cose che mi capitano, mi capita e mi è capitato di vedere persone di gruppo A che poi alla fin fine con il salmone non sempre ci vanno d'accordissimo. Quindi per quello provi a variare il suo tipo di pesce, provi le trote, provi il merluzzo, provi il salmone, provi il tonno, provi lo sgombro, provi lo spada, li provi tutti e lasci decidere a questo suo fastidio al fianco di sinistra. Ma la maionese fatta da me, lo posso mangiare? Ma secondo me se prende il latte di soia e impara a farsi la maionese con il latte di soia, secondo me... Non uso soia. Soia non la uso. Non lo... provi con le mandorle. Ma ci sono tante altre cose invece della maionese. Perché non riesco a mangiare la verdura più senza niente, perché pane non mangio. Guardi, adesso che siamo ancora in tempo, lei c'ha un orto? No. No, c'è qualche suo amico che ha un bel orticello? Sì. Brava. Vado a dirgli, ti raccolgo io il prezzemolo. Raccogli il prezzemolo, togli i gambi, crudo, e usa le foglie, lo trita alla perfezione, magari lo sgrossa prima con la mezzaluna, dopo lo mette nel frullatore con dentro dell'olio, frulla bene, che diventa una bella quasi una crema verde, e lei usa come condimento il suo prezzemolo ed è a posto.
poi... ma poi ci sono tante altre cose per insaporire le cose, ci possono essere i semi di sesamo tostati, il famoso gommasio, ossia semi di sesamo tostato con il sale tostato, ce n'è a bizzeffe. E poi un'altra cosa, sì. Ho un prurito nella testa. Ogni tanto. Ma poi mi è venuto anche nell'occhio. Ogni tanto. Sì. Sì. Se non vi scrivete quando vi viene prurito, è inutile, mi fate scervellare per cercare di capire che cos'è. Siete voi che dovete capire, tanto il prurito è uno dei segnali, dei sensori più rapidi e immediati che esistano. Perché uno appena introduce qualcosa che non va bene, è più facile che prima di tutto ci sia la difficoltà a deglutire o la tosse o il catarro. Ma tra i primissimi segnali c'è il prurito. Quindi se lei a digiuno, guardate, pressoché impossibile, anche chi ha la psoriasi ben difficilmente ha il prurito. Ma dopo aver mangiato qualcosa che uno non tollera, il prurito è tra le cose più possibili che ci possono essere. L'unica cosa, l'unica malattia, l'ultima, il tumore benigno che mi è venuto nella lingua. Va bene. Sono cose benigne. Non sono sarcomi, non sono cose. Ho avuto tremende. Prima di iniziare la dieta. Quindi, e sì. Penso che con la dieta l'ho tenuta a bada e sono sicura. Stia attento a non mangiare troppi semi oleosi. È lì che io mangio mandorle. Ecco, appunto, può essere che un eccesso di semi oleosi possa portare a questa leucodisplasia. E come dieta va bene quello che non ho detto, deve stare attento, modifichi le sue cose, modifichi. Non si fidi al 100% del salmone, si fidi dei suoi pruriti, che le manderanno a dire con molta precisione. Dubiti anche dell'olio d'oliva extravergine, no, che a volte anche se è una persona di gruppo A, può essere che anche con l'olio d'oliva extravergine ci possono essere dei problemi. Quando devi arredare il tuo bagno, scegli di evitare sorprese. Affidati a chi ha più di 20 anni di esperienza nel settore. Un'esposizione totalmente rinnovata dove potete trovare i migliori prodotti delle aziende leader abbinate alla professionalità e alla competenza del nostro staff. Siamo Dimensione Bagno, da sempre realizziamo, ristrutturiamo e arrediamo ogni tipo di bagno, con la garanzia di un servizio completo e certificato. Sostituisci la tua vecchia vasca con un nuovo e più funzionale box doccia, usufruendo dei benefici fiscali. Questo è il momento. Dimensione Bagno ti offre un lavoro veloce, preciso e a prezzi convenienti. Per il bagno migliore che tu possa desiderare, scegli Dimensione Bagno, a Pessano con Bornago, sulla statale Grate Melzo e sul web dimensionebagno.it. Dimensione Bagno, l'esperienza del benessere. Il Fruttarolo vi aspetta con un vasto assortimento di prodotti per intolleranze alimentari di ogni tipo. Da anni, orientati all'alimentazione in base ai gruppi sanguigni, offriamo farine e pasta di legumi, olio di vinacciolo, caffè di cicoria, quinoa, amaranto, grano saraceno, miglio, ma anche prodotti di pasticceria senza frumento, senza latte e un ottimo pane 100% quinoa. Vieni a trovarci a Pianengo, Cremona, in via Roma 13. Visita il nostro negozio online negozio.ilfruttarolo.it. Il Fruttarolo spedisce in tutta Italia. Seguici anche su Facebook, metti mi piace alla pagina Il Fruttarolo è anche bio e rimani aggiornato su tutte le nostre novità, mercatini ed eventi. Corrado Fumagalli ti invita al VIP Club Privé, il nuovo raffinato ed esclusivo club di Milano, per incontrare singoli, coppie e scambisti, tutti i venerdì e sabato sera, con serate disco e zona privé. Il divertimento piccante è di casa al VIP Club. VIP Club Privé inaugura il 25 e 26 ottobre a Milano, in via Gaggia 22, zona Corvetto. Due grandi serate con ospiti e piccanti sorprese. VIP Club Privé, pensato proprio per te. Info su vipclubprivé.it. Forza. La ringrazio molto. Va bene, bravissima comunque. Oh, eccoci, che ci siamo. Buonasera. Ma io ci tenevo a sapere se è rientrato il parroco, il don. Oh, ecco, non scappi perché è la Tampino. Oramai siete diventati degli esemplari rari, rarissimi, voi preti. Prima ce n'era uno sproposito, ma adesso c'è una penuria incredibile. Quindi bisogna che stiate bene.
venga qua che parliamo della sua faccenda. Poi le mando una lettera strepitosa. Buonasera, buonasera dottor Mozzi, mi chiamo Bertoglio, sì. Antonio. Come mestiere faccio personal trainer, gestisco... Bertoglio, pensi che a Bobbio c'è stato un vescovo Bertoglio negli anni 50, io ero negli anni che nascevo. E le, vengo qua per chiedere una cosa che è un mio dubbio. Le lectine, sì, okay, degli alimenti, queste proteine, sì, che influenza hanno sulla permeabilità intestinale? O se hanno influenza? Su questo. Sulla permeabilità intestinale tutto può avere dell'influenza, più o meno. Poi lei che gruppo del sangue ha? Zero. Zero. Ma lei che problemi presenta? Ma questo ne parleremo molteplici, sì. Posso elencarne uno che è quello che praticamente mi ha portato poi qua stasera. Mi sono trovato a febbraio di quest'anno. Una sera la mia compagna mi dice: guarda, hai un gonfiore sulla schiena, bassa schiena. E allora io, un po' spaventato, mi sono guardato allo specchio, effettivamente c'era questo gonfiore qua. Sì, poiché ho avuto un'ernia, un'espulsione L5, un'ernia discale. Un'ernia discale. Qualche ma l'ernia discale non la si vede. Non la si vede, appunto. Protrude verso il dente, il canale midollare. Era un'infiammazione praticamente. Sì. Allora chiaramente sono andato subito all'ortopedico, risonanza, tutte queste cose. E la mia schiena non è a posto, anche perché ho un passato di atleta, pesista e compagnia, di conseguenza queste cosine da giovane poi a 60 anni si pagano. E al momento sembrava che fosse tutto così, mi sono fatto una bella botta di cortisone, faccio il cortisone, non sentivo niente, finiva il cortisone, riappariva il dolore e avanti così. Alla fine, un po' spaventato, sono andato da un chiropratico che mi ha scassato del tutto, se andiamo a vedere perché dolori incredibili. E il problema poi è peggiorato, perché poi dalla schiena mi sono iniziati i dolori alle gambe, le braccia, il collo, cioè sì. Mi trovavo che qua, guardi, combinazione che mi ha fatto venire, mi ha dato la mia riflessologa, sì. Lei mi ha detto: vieni da Mozzi che sì. Ne parli. Questa problematica nella schiena, che cos'è? Un lipoma, anche questo? No, non si sa ancora. Ho fatto pure la scintigrafia, sì. Cioè non ho niente. Per i dottori non ho niente. Però che dimensioni può avere adesso? No, è andato via. Ah, si è riassorbito tutto. Avevo il CPK alle stelle, e la proteina C reattiva alle stelle, poi è rientrato tutto, i dolori sono un po' diminuiti. Lei che lavoro fa? L'ho detto, gestisco un centro sportivo, una palestra. Sì. Intanto volevo dire una cosa, mi permetto ogni tanto di dare dei consigli alimentari. Dopo che l'ho conosciuta su internet, mi sono permesso di abbinare il gruppo sanguigno ai consigli alimentari che do. Sì. E sugli atleti ho avuto dei risultati incredibili. Buoni, validi, molto, sì. Molto, molto, molto buoni, veramente. Allora, queste problematiche, gruppo zero, o il tè o il caffè, anche il tè verde è da dubitare, o il tè o il caffè d'orzo, latte, yogurt e formaggio. Quelli tolti, il caffè purtroppo. Dolci, zuccheri, soprattutto i dolci cremosi, e occhi anche al cacao e al cioccolato, anche quello fondente. E l'ultima delle cose, la frutta, da cancellarla totalmente. Sì, in effetti, a volte si predica bene ma si razzola male. Sì, sì, no, la frutta. Il fruttosio per le persone di gruppo zero, e lo dico per esperienza mia diretta, guardi, io ci ho lasciato le ginocchia per la mia passione per la frutta. Quindi, io, guardi... sono un po' uscito fuori, adesso non me ne voglio la Clara che mi fa la riflessologia, un po' fuori da questi dolori da quando mi sono avvicinato come gruppo zero, posso mangiare la carne rossa, sì. Praticamente mi mangio solo della gran lattuga, iceberg, sì. Carne rossa. Proviamo a lasciare stare la lattuga iceberg. Così buona. Perché è piena zeppa, sì, è bella croccante, è bella croccante l'iceberg, ovvero sia chiamata iceberg, ma il suo vero nome sarebbe la regina dei ghiacci, ma è piena zeppa
zuppa di lattice, perché la lattuga, diversamente dalla cicoria, contiene molto lattice. Guardi che il nome scientifico della lattuga sarebbe lactuca virosa, lactuga, sì. Ossia lattuga velenosa. Quindi il consiglio che le do è quello di sospendere la lattuga, sospendere tutta la frutta e, come le ho detto, le altre cose, i latticini ne ha tolti, via il tè di ogni tipo. Io ho tolto qualsiasi tipo anche di noci, nocciole, mandorle. Sì, perché in eccesso possono creare, ma se usati in eccesso, ma se no è difficile. Ma è la frutta. E al posto dell'iceberg cosa ci mangiamo? Dell'iceberg? Oh beh, guardi. La cicoria amara. Sì, la cicoria amara, se è la cicoria spadona, quella che si coltiva e la si taglia e ricresce, e va in semente solamente l'anno dopo, la taglia fine con la coltella, che diventano veramente dei bei tagliolini verdi, e se no si può prendere la cicoria belga. Adesso che ci stiamo avvicinando alla stagione fredda, lei prende la Wheatloaf, quelle belle barchette, quelle sì, ce le facciamo anche a... È buonissima, sì. con la belga, la cicoria belga, uno intanto che mangia beve contemporaneamente, perché è bella croccante ed è ricchissima d'acqua, e lei vediamo la differenza. E lei dove abita? È a Cairo Montenotte. A Cairo Montenotte, sì. Provincia di Savona. Intanto volevo chiederle, anche per parlare un po' senza... Sì. Questa di gente simpatica. Dove lei riceve, perché mi hanno detto Pavia, chi mi dice... No, a Pavia c'è il mercatino biologico ogni mese, la prima domenica del mese, tipo domenica prossima sono lì. Ma anche lì c'è sempre... Magari, a meno che non venga magari... No, ma uno studio dove posso trovare Piero Mozzi. Sì, lei manda una mail a info@dottormozzi.it. Ah, ma okay. Prima provi a vedere che cosa succede. D'accordo. E poi vediamo. E allora mi può spiegare queste lectine con la... Le lectine con la permeabilità, certamente. Il sistema immunitario reagisce in determinati modi, tra cui quello di aumentare e poter far aumentare la permeabilità cellulare a livello intestinale. Ma prima di arrivare al discorso delle lectine, provi lei a vedere che dà forza, energie nelle gambe. È molto più semplice ed è meno teorico. Questo qua è basato proprio sulla osservazione pratica. Io sono una persona che mi affido più che altro all'osservazione pratica delle cose, cose teoriche. Quello delle lectine, della permeabilità cellulare, è una cosa possibile, possibilissima. Ma la cosa invece più che possibile è quello di osservare quando viene la tosse, il catarro, gli occhi che lacrimano, il naso che cola, gli sternuti, i pruriti, i fastidi vari. Oh, mamma mia. Queste sono le cose che ci mandano a dire con molta più precisione se abbiamo introdotto del materiale giusto oppure no. Sì, le reazioni del nostro corpo. Va bene, la ringrazio allora. Grazie, ci andiamo a posto. Comunque può essere che quella formazione che lei si era trovato sulla schiena potesse assomigliare o a una forma cistica o a un lipoma. Togliendo facilmente un po' di cereali col glutine, è facile che si sia riassorbito. Perché il nostro corpo, tra le cose possibili che può fare, tra le possibilità che può presentare, c'è quella di sviluppare delle reazioni, ma anche poi riassorbire gli eventuali guai in cui uno è incappato. Va bene? Buonasera signora. Buonasera, mi chiamo Daniela e vengo da Ventimiglia. Da sono un po' emozionata, se mi vedete che rido è l'emozione, questo mi fa l'effetto. Allora, niente, il mio problema è questo, che dal 2003... Ma Ventimiglia da dove? Ah, quindi, scusi. Ventimiglia da dove? Dalla Francia o dall'Italia? Dalla Francia. Quindi, Ventimiglia, quindi si chiama Ventimiglia perché è Ventimiglia dalla Francia? No, un po' più vicina. No, più vicino, diciamo. E chissà perché l'hanno chiamata Ventimiglia. Bisogna fare una ricerca e vedere. Sì.
Niente, dal 2003 che io praticamente ho un tormento unico, ho un rumore nella testa, sì, e la notte lo sento ancora di più. E ho girato di tutto e di più, ho fatto anche la si chiama? Oddio! La risonanza magnetica. Sì. Non, e cosa quindi, c'era? Niente. E non mi hanno trovato niente. I fantasmi. I fantasmi, veramente. E quindi niente, quando vado a dormire lo sento ancora di più sto rumore. Sempre, anche tutte le sere, tale quale. Sempre. Ha mai provato a saltare una cena? Sì. E saltando la cena c'era sempre? Sì, dubito, c'è sempre stato, secondo no. me c'era meno. Non lo so. E adesso proverà. Quando mi stanco mi si accentua, sì. Quando sono indisposta mi si accentua. Beh, poi, oddio... Scusate, niente, non hanno trovato niente praticamente. Però e di io giorno sento c'è sempre? Di giorno? Sì, di sì, giorno c'è? Sì, sì. E la notte infatti non dormo, in questo momento sono in letargo, sono proprio sconcentrata. Ma lei alla sera cena sempre? A volte sì, a volte no, dipende. Cos'è che fa la sera di solito quando si avvicina al tavolo e a un piatto? Che cosa usa, che cosa consuma? Ma io da quando ho visto la sua dieta, diciamo che io sono B positivo, sì. E ho iniziato subito. L'ho conosciuto lei attraverso una noce... Usa del vino? No, ma ogni tanto così, quando mangio qualcosa che so che magari mi aiuta un po'. Mangia dei dolci la sera? No, però devo dire la verità, tempo fa che ho fatto l'anniversario di matrimonio, siamo andate dai cinesi, e mi sono fatta, come dice lei, tutto spiano, la meringata. Però so che... La meringata dei cinesi, ma no, non è sì, valido. Sì, la meringata. Lo so. Non è valido. Però ho detto, intanto quelli della B possono mangiare un po' di latte e poi alla fine ma ho fatto un po' di ginnastica. B. Sì. Sento un po'. Sì. È l'unico problema? No, poi c'ho anche dei fibroma. La pressione va bene, non, non sì, 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 sì. Colesterolo a posto, glicemia sì, a posto. Da quando faccio questa dieta qua va benissimo, anzi avevo la ipertiroidismo sì. E grazie a lei mi è passato, almeno quello. No, grazie a lei, grazie alla sua buona volontà. Sì, sì, ce ecco, quello che quello che volevo dire quello che volevo dire riguardo al che poi sono passato via, riguardo alla questione appunto di tutte le problematiche tiroidee, che si pensava che fossero collegate all'esplosione della centrale nucleare di Chernobyl, e c'è da dire questo, che ho visto diverse persone risolvere i problemi tiroidei, per cui mi sono detto, se effettivamente c'entrava Chernobyl, una persona non avrebbe mai dovuto guarire. E invece ci sono state tante persone che sono guarite, per cui modificando l'alimentazione, per cui il problema fondamentale non era Chernobyl, ma era un'alimentazione non tanto giusta, non tanto corretta, non tanto adatta alla tiroide. Senta, cos'è che lei mangia quotidianamente, sempre, allora, tutti i giorni? Sì, mangio la carne, il pesce... addirittura il mattino che e la carne che carne è? Tacchino, c'è mio marito che ha positivo sì. E quindi devo un po' adeguarmi anche con lui e mangiare quello che possiamo mangiare insieme sì. E quindi mangio il tacchino, a volte anche il manzo e il pesce, il tonno e poi? A parte lo cacao, cioccolato. E tempo latticino. Fa l'avevo mangiato. Adesso l'ha sospesa. Sì, 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 perché giusto per togliermi lo sfizio. Semi oleosi. Sì, a proposito, mandorle. Sì. Che ad aprile mi sono comprata in Francia un barattolo di crema di mandorla. E vai in Francia a comprare le mandorle? Sì, dai, in Italia mamma non le trovo. Cioè, come non le trovo? Mamma mia, c'è pieno di mandorle. I francesi trovo. Dove vuole che abbiano le mandorle? Ma sa cos'è? Che dentro ci sono anche delle sostanze che magari non posso neanche, non si può mangiare. No. Quindi io vedo anche gli ingredienti e tutto, no? Zuccheri dolci? Niente. No, però le volevo dire, scusi se la interrompo, che ho mangiato questa, questa crema di mandorle, no? Sì. E ad aprile. E tutto in un botto mi si è scaturita una bella allergia in tutto il corpo, quasi tutto il corpo, ma sì. Bruciore che avevo del fuoco.
nelle gambe, sì, dal punto di essere andata anche al pronto soccorso. Ma anche perché quando si consumano questi alimenti, questi prodotti, una crema di mandorle va a finire che una persona ne mangia, se mangiasse le mandorle come seme ne mangerebbe non tantissime. Con queste crema di mandorle va a finire che uno ne mangia una quantità industriale. Già, infatti, bravo. Però è sicura che fossero francesi quei prodotti di mandorle? A me mi sembrava di sì. Penso una volta mi era successo questo fatto. C'era stato un giovane, insomma, che era venuto a trovarci a Mogliazze, veniva dalla Francia e si è presentato a Mogliazze con un bel salame. Mi fa, ecco, questo salame, mi porta questo salame dalla Francia. Ecco, che era passato per Cannes, si era fermato a Cannes e aveva comprato, guarda caso, un salame. E gli ho detto, ma che strano, mi sembra un salame che fa come quelli che fanno anche nel Piacentino, nel Parmense. E infatti c'aveva su ancora il bollino, lui l'aveva comprato pensando che fosse un prodotto francese. E c'era il famoso, quello bollino, il piombino, sì, sì, che c'era su la ditta, e risultava che era stato prodotto a Felino, che è una delle località tipiche per il salame di Parma. E l'ho detto, Cribbio, guarda Filippa, cosa sei andato a comprare? Sei andato in Francia per comprare un salame italiano per portare alla Mogliazze. Ma questa è una storia di 20 e passa anni fa. No, c'è qualcosa che lei sta usando, utilizzando, che lei non riesce a tollerare. Perché questi fruscii sono dovuti sicuramente a problematiche dell'apparato uditivo, e problematiche legate alla circolazione del sangue. Quindi l'abbinamento di una forma infiammatoria del nervo acustico e una problematica circolatoria nell'area, nella zona interessata sempre dell'apparato uditivo. È tutto lì. È lei che deve arrivare a capire quali sono le sostanze, gli alimenti che le causano questo. Io posso partire dalla mia esperienza diretta, che già l'ho raccontata altre volte, un periodo che bevevo del vino, soprattutto rosso, sia a pranzo che a cena, mi sono trovato con dei bei ronzii nelle orecchie. Dopodiché ci ho dato un taglio, ci sono voluti 15 giorni per disinfiammare il tutto, dopodiché sono spariti. Quelle volte, rare volte, che mi capita di avere dei ronzii, più che ronzii, oramai sono dei sibili che durano 10, 15 secondi, 20 secondi, che sono come proprio un sibilo, come un leggero fischio, sono dovuti, poi facendoci caso, sono dovuti proprio a un qualcosa che io ho introdotto e che non andava bene. Quindi dietro questo fruscio, questo frastuono, queste problematiche legate al suo apparato uditivo, dietro c'è la pentola, sì, che bolle. È pratica di pentola a pressione? Ma ogni tanto. Sa come funzionano? Sì. Le pentole a pressione, lei le prende, ci mette dentro un po' d'acqua, ci mette dentro le cose che lei decide di cucinare, chiude bene, mette sul fuoco a temperatura elevata e poi a un certo punto comincia a fischiare. Se lei abbassa, il fischio si riduce. Se non abbassa, a parte che rischia poi di esplodere o che di buttare fuori tutto quanto il liquido che c'è, ma lei sentirà sempre quel sibilo. E lo stesso, quando la pentola, ossia l'apparato digerente, ha un fuoco troppo elevato, fischia la valvola della pentola a pressione. Posso dire una cosa? Sì. Scusi. Il fatto delle palpitazioni, ad esempio in questo momento ho le palpitazioni a 1000 e lo noto in particolar modo quando mangio del tacchino, che magari sono... Guardi, anche se mi è capitato una sola rara volta di una persona che mangiando il tacchino aveva delle scariche di diarrea, una volta sola, ma ci può stare, possibile che magari lei provi a cambiare, non mangi più il tacchino, mangi del coniglio, mangi del vitello, mangi del cavallo. E però che me lo fa anche il coniglio? Niente,
capri, non so, mangi del pesce, tipo di mangi del pesce, ma è sicura? Non è qualcosa che lei combini insieme al tacchino, no, al coniglio? No. Io faccio come dice lei, sono salti d'accordo la cena, saltiamo la cena. E cos'è che le volevo dire? Scusa. Ma quando ci sono le palpitazioni è una cosa da ridere, le palpitazioni si beve un bicchierone o due di acqua, acqua calda, quasi bollente, non calda, quasi bollente, esce il gas dallo stomaco e le palpitazioni sono finite. E infatti lo faccio questo. No, no, qua c'è qualcosa che lei introduce frequentemente. Il bello è che non mangio tanta roba, quello è il bello. Va bene. Mangio, devo dire la verità, stamattina ho mangiato il tacchino con le fave. Va bene. Non so. Basta. Se poi sono anche le fave, non lo so. Il vitello va meglio? Il vitello discretamente. Le uova vanno meglio? Così così. Il merluzzo, il tonno, le sgombre, le sardine, il salmone. Forse è capace che magari se vado sul pesce è meglio, non so. E allora, fa tutte non le so. Sue prove. E posso fare una domanda? Come mai mi attira il ghiaccio? Quest'estate mi sono fatta proprio una dose di granita, limone e menta. E sembra che mi danno soddisfazioni. Non a so volte cosa. Ci sono delle persone che per spegnere il fuoco che hanno nello stomaco continuano a buttare giù dei liquidi freddi. Ecco. Probabilmente è lì. Io ho visto che le persone che sono amanti dei cibi freddi, delle bevande fredde, delle bevande più che i cibi, ecco, è perché prima hanno introdotto qualcosa che gli creava una grossa tensione, come un grosso riscaldamento a livello dello stomaco. E il fatto anche delle gambe che mi si gonfiano, il mattino che mi sembra la pasta che va a lievitare gradualmente. Salta la cena che così al mattino le gambe non gonfiano. E ma ho provato, è bello. E non beva, un sacco di acqua. Anche perché che se uno beve sete. Tanta acqua, va bene. Va bene. Proviamo, faccia tutte le prove. Speriamo. Buonasera, sono Rosa e niente, io la conosco da un mese che seguo la sua dieta, ho tolto il glutine, ho tolto cereali, ho tolto latte e sto decisamente meglio. E sto seguendo la sua dieta perché ho un problema ai polmoni, io ho delle bronchiectasie e mi hanno detto che non si guarisce. E le volevo chiedere che... Chissà quanti pacchetti di sigarette lei si è fumato. No. Dai 16-18 anni, ma 2-3 sigarette. E... Quindi non fumava? No, non fuma. No, ho fumato un anno e mezzo. E ha chiesto come mai? Mi hanno chiesto se sono stata a contatto con sostanze tossiche. Ho fatto la parrucchiera per tanti anni, ho
ho pensato a quello. Sposti un po' il microfono, letteralmente. Sì. Cosa dice quella tiroide? No, bene. Sicura? No, ho sempre questa voce rauca. No. Va bene, poi lo vediamo dopo, perché sembra che ci sia un leggero ingrossamento lì, a livello del collo. Poi andava bene. Sì. Adesso c'è questo problema qui ai polmoni. Quindi, gruppo suo del sangue? A positivo. Sì. Le bronchiectasie. Ha mai fatto yoga? Sì, lo sto facendo. È brava con la respirazione? Insomma. La OM la fa bene, quella OM? No, no, perché ho poco... a fare la OM come poco, si deve. Ho poco respiro. Aumenta, sa? Di 5 secondi, in 5 secondi impara la tecnica respiratoria corretta, cioè quella di, prima di tutto, di svuotare i polmoni. I polmoni consideriamoli come dei sacchetti, dei sacchi, dei qualcosa, dei contenitori. Per riempirli bene, prima di tutto bisogna svuotarli. Per svuotarli bisogna svuotarli lentamente con la bocca, facendo uscire l'aria lentamente con la bocca. In modo che i polmoni si accartocciano, più lei li accartoccia i polmoni e più poi aumenta la loro capacità di espandersi, perché i polmoni sono come una molla, più lei li comprime più si espandono. Questi esercizi li faccia 3 volte di fila, 4 sono già troppe perché poi per iperventilazione può cascare anche per terra, però lo faccia 50, 60, 70, 100 volte al giorno, lo può fare alla sera quando è a letto, quando guarda la TV, quando è in treno, quando è in macchina, quando cammina, dappertutto. E mi hanno detto anche di soffiare dentro la bottiglia con l'acqua. Ma più che soffiare dentro la bottiglia con l'acqua, lei dove abita? A Novi. A Novi, c'è una piscina? No. Non c'è una piscina a Novi? No, c'è la piscina, sì, no, io nel senso che non c'è... Ah, sì, c'è la piscina. C'è una piscina, allora. Ma invece che soffiare dentro una bottiglia, che mi sembra strano che una persona va in giro, faccia questo esercizio che l'ho detto. Vada a nuotare tenendo la testa sott'acqua. E invece che soffiare nella bottiglia, soffia fuori l'aria, nuotando, tenendo la testa sotto il pelo dell'acqua, sempre lentamente. È brava a nuotare? No. Ho paura dell'acqua. Va bene. Vada dove si tocca. Tenga la testa appena... Anche tenga la testa sott'acqua e basta, tenendo bene i piedi sul fondo della piscina, che le arriva l'acqua, che le arrivi neanche all'inguine. Non ci vuole niente. Per imparare a nuotare sott'acqua non ci vuole niente. Basta imparare a muovere le mani a rana, col movimento che si fa a rana, lo scarica su internet e lo impara benissimo, e sbattacchiare i piedi come si fa quando si sbattacchiano a stile libero. Stop. Imparano tutti. E rilasciare lentamente l'aria con la bocca. Ogni tanto tira fuori, quando non ce la fa più i polmoni, tira su. Però non deve andare sott'acqua a trattenere il respiro, perché sennò le esplodono i polmoni. Il segreto è di buttare fuori gradualmente e lentamente. Farò più yoga sicuramente. Questi esercizi che le ho detto di fare, questi esercizi respiratori, lei cronometri, guardi quanto dura l'emissione dell'aria con la bocca, la espirazione, e di settimana in settimana, di 5 secondi in 5 secondi, lei diventi così brava da arrivare a 1 minuto di espirazione. E poi guarisco. Quando lei è arrivata a 1 minuto di espirazione, i suoi polmoni sono praticamente a posto. Le volevo chiedere. Però ha già tolto il glutine, sì, e facilmente il glutine può creare dei seri problemi. Ma infatti ho meno tosse, meno catarro, sempre il catarro in gola, sempre la voce rauca, che adesso diciamo che è bella. Sì, va abbastanza bene. Ma prima avevo sempre, poi alzandomi anche dal letto, coricandomi, riposandomi, quando mi alzavo continuavo a tossire per delle mezz'ora. Adesso ho notato che tossisco di meno e ho meno catarro. Non l'ho neanche sentito tossire. No, infatti. Ha tossito qualcun altro di là? Infatti, mi sembra strano. Sì, ho tossito oggi un pochettino. Vuole provare a tossire? Se c'è qualcuno che ha un pacchetto di cracker, le dà 2 cracker, non il pacchetto, 2, e dopo comincia subito la tosse. Ecco. La tosse è uno dei tanti sistemi di segnalazione del nostro apparato
immunitario, del nostro sistema immunitario. Quando lei introduce qualcosa che non va bene, la sua programmazione, il signore era previsto per il sistema linfatico, la signora per la tiroide, lei per l'apparato respiratorio. Per cui tutto devo lì. Togliere glutine? Per cui il suo danno va a finire sull'apparato respiratorio. Ma non solamente il glutine, che sicuramente nel suo caso, che non fuma da una vita, forse c'entra più il glutine che il tabacco. E poi si vedrà tutto il resto, tanto lo vede, la tosse. Se mangia un pomodoro non finisce più di tossire. Sì, è vero. Se mangi fagiolini cornetti invece è ben difficile che lei tossisca. Meglio, sì. Anche quindi, i latticini devo togliere comunque. Sarà meglio. Perché al mattino lo yogurt lo faccio io in casa e continuo a farlo e ci metto l'amaranto, il miglio. Posso continuare? A fare cosa? A fare la colazione. Ma non c'è pericolo che senta dire da me di continuare a mangiare lo yogurt, una persona che ha dei problemi respiratori? No, devo togliere anche quello, perché ho tolto tutti i formaggi, però lo yogurt... Lei quanti anni ha? 55. 55, ma lei quando è nata, 55 anni fa, ma chi è che mangiava lo yogurt in Italia? Praticamente non lo conosceva nessuno. Poi è stato introdotto, l'industria ci ha creato sopra un bel business e adesso poi hanno cominciato a dire che i popoli che mangiano yogurt campano, sono i più longevi, sono qui, sono là. I fermenti lattici. E insomma. Niente, devo togliere anche quella mattina. Al mattino? Niente. È brava lei in cucina? Sì. Se la cava? È brava a fare il minestrone? Sì. Se lo prepari già il giorno, due giorni prima in frigorifero, al mattino lo tira fuori, lo scalda bollente, minestrone senza patate, pomodori, senza soffritto, quando è caldo bollente ci rompe dentro uno o due uova, strapazza bene, se lo mangia bel caldo e bollente lascia decidere dalla sua tosse. Al mattino? Quando ha fame. Ah, quando ha fame. Beh, a pranzo? Ma guardi che tra lo yogurt e il minestrone, che fa parte di più nella storia alimentare dell'Italia, è molto di più il minestrone dello yogurt, sa? Il minestrone è vecchio di secoli, verdure buttate giù a bollire insieme, se no lenticchie e uova. No, quelle le mangio. Se no tutt'al più un frutto che non siano i soliti tremendi arance, mandarini, mandarance, banane, ecco. I kiwi posso mangiarli? Li prova, li lascia decidere i suoi bronchi. Ecco. Vede, quando le finisce qualcosa che lei non tollera, che queste cose finiscono nell'apparato digerente, non è l'apparato digerente che risponde, come poteva essere Maria Teresa, quella giovane studente della, dell'alberghiero. Ma lei viene colpita nell'apparato respiratorio. Certamente uno, se viene colpito nell'apparato digerente, può fare una connessione abbastanza rapida e semplice. Se invece viene colpito nell'apparato respiratorio, magari non va a pensare che la storia è cominciata nell'apparato digerente e poi finisce nell'apparato respiratorio. È sempre lì, non siamo compartimenti stagni, siamo un tutt'uno in connessione, tenuti tutti quanti gli organi in connessione con il sangue. Le volevo chiedere ancora una cosa, il pneumologo mi dà sempre una cura da iniziare da settembre per tutti i mesi invernali. C'è un'altra, lei mi propone un'altra alternativa invece dei farmaci per rinforzare le difese immunitarie? Ma io consiglio sempre che le difese immunitarie, il modo migliore per rinforzarle è quello di non indebolirle. Sempre con perché se uno le indebolisce non c'è risoluzione del problema, ma se uno non le indebolisce il suo sistema immunitario, ma che tra l'altro d'inverno va bene perché l'aria è bella fresca che penetra, non è l'aria rarefatta dell'estate piena d'ozono e tutto quanto, ma l'aria è bella fresca, frizzante, si respira bene, benissimo. Ma io ho preso 2 broncopolmoniti nel giro di un anno. Quando? L'ultima? È l'ultima 2 anni fa.
con 10 giorni in ospedale. In che stagione? In che a dicembre. Sì, a dicembre. A Natale. E quante arance si mangiava? Tante. Appunto. Quante arance si mangiava? E mandarini. Guardi, non le ho neanche chiesto se lei per caso mangiava arance. Le ho chiesto quante arance mangiava. Tante, tante. Appunto. Pensi un po', come hanno fatto i popoli del nord, i siberiani, quelli della Terra del Fuoco, che quando è passato di là Magellano li aveva visti tutti belli nudi con un freddo boia, come hanno fatto a resistere per secoli, per millenni senza arance, senza la cosiddetta vitamina C? Come? Pesce a volontà. Pesce. Merluzzo e salmone. Crudo. Gli scandinavi. E poi dipende. Se c'è il fuoco lo può anche cucinare, se non c'è il fuoco come secoli, millenni fa se lo mangiava crudo. Crudo. Bene. Poi le volevo chiedere, il vaccino, secondo lei il vaccino anti-influenzale, se... Ah guardi, questa qua è una scelta propria individuale, non c'è pericolo che io le dica che fa bene o che fa male, questa qua è una storia che decidete voi. Io, visto che non ho più nulla a che fare con le vaccinazioni per le malattie esantematiche, visto che sono adulto e visto che i miei figli sono già più che adulti, visto che sui nipoti non c'entro io ma c'entro i genitori, quindi quello lì è una cosa che non mi riguarda. Io, per quanto mi riguarda, non mi becco, non so da quanto tempo, una influenza e non ho mai fatto nessuna vaccinazione anti-influenzale. Per cui... questa è una scelta mia individuale che nessuno mi potrà mai sovvertire, perché questo qua lo decido io. Ma io lo mi alimento in modo corretto ed inverno vado sempre a farmi il mio bagno freddo nella vasca di Mogliazze, sempre, quindi, e non mi becco un bel niente. Vedo che ci sono delle persone, mi sono capitati diverse persone che hanno fatto il vaccino e si sono beccate ugualmente l'influenza. Ma io lo sto facendo da quando ho avuto queste due broncopolmonite, sto facendo quello contro l'influenza e l'altro per la polmonite. Vabbè, ne faccio due a distanza di un mese. Vabbè, questo qua è una sua scelta. Io le ho detto dove è stata facilmente la causa della sua polmonite. Dopodiché è lei che deve decidere. Non c'è pericolo che io obblighi una persona a fare o non fare una cosa. Io posso dire, in questo caso qua, dove è stata la causa della sua problematica. Ma se un domani, tra qualche mese, mi sentirò meglio, sempre meglio con la sua dieta, posso escludere tutte queste, diciamo, questi vaccini e queste cure per rinforzare le difese. Posso anche evitarli. Gliel'ho detto. Sì. Ma le difese, non siamo in una partita di calcio che mettiamo la barriera contro la punizione terribile e severa di Messi o di Ronaldo, via dicendo. Ma le difese restano alte se noi non le indeboliamo. Perché se lei si rimette a consumare arance, mandarini, mandarance, banane, tutto spiano per giunta d'inverno, facilmente non c'è santo che tenga. I suoi polmoni avranno dei tracolli. Dopodiché, allora, kiwi posso mangiarli e poi una... minestrone con le uova. Minestrone, merluzzo. Fa la prova, lo lascia decidere ai suoi polmoni. Sì. Lascia decidere a quanto tempo le dura l'emissione del suo respiro. Va bene, la ringrazio. Che lavoro fa? La parrucchiera? No, basta? No, poi ho smesso. E come mai ho smesso? Per problemi familiari e adesso faccio la collaboratrice scolastica. Va bene, a posto. Grazie. Ha letto l'operatrice scolastica? Collaboratrice. Sì. Quindi le dà fastidio anche la polvere, non si usa sì, più. Sì, infatti non si usa più il gesso. Metto la mascherina. Se uso dei detersivi che mi prendo, sono allergica adesso a tanti detersivi, candeggina. Sul libro della dieta c'è come fare il lavaggio del naso, l'ha visto? No, devo comprarlo, se lo non ce l'ho ancora. Se lo guardi bene, il lavaggio del naso, perché più che lavare la faccia è meglio lavare il filtro. Visto come le lavatrici, no? Non serve lavarla fuori la lavatrice, ma serve fare il lavaggio del filtro, no? Perché funzioni bene. Certo. Perfetto. Con la soluzione fisiologica.
con acqua e sale, che ce lo fa lei, con sale grosso da cucina, non c'è da spendere niente. Va bene, vado a comprare. È tutto. La ringrazio. Forza, grazie. Bravissima. Basta, poi chiudiamo i battenti, sennò che ora vado a casa. Buonasera dottore, sarò veloce. Io nel 2013 ho subito l'asportazione totale della tiroide per 4 carcinomi e premetto che ero una grande consumatrice di dolci, adesso ho capito. Sì. A Pisa, dove sono stata operata, il dottore mi ha detto nella sua zona c'è un'alta incidenza di questi problemi, probabilmente voi avrete delle scorie radioattive e non lo sapete neanche. Questo era, scusi, mi viene da ridere perché alla luce di quello che ha detto, la spiegazione del dottore è stata questa. Io vabbè, adesso sono in trattamento col TICHE 137 e diciamo che il valore del suo TSH quanto è? Ma normale, cioè io l'ultima volta che l'ho fatto... No, lo so che è normale, sì. Però potrebbe essere sì. Tremendamente basso, per cui magari potrebbe arrivare a ridurre in parte, fermo restando che lei dovrà sempre utilizzare, visto che l'hanno asportata la tiroide, sempre usare sì. Questo ormone. Il valore, cioè il dosaggio dell'ormone tiroideo va in base anche al peso, com'è che si regola? Perché va in base io al peso, ho perso 15 kg seguendo più o meno quello che va in base al peso, ma va in base anche ai riscontri degli esami, dei controlli. Sì, per cui se sì, uno a un certo punto si trova il TSH 0,001 vuol dire che lì praticamente sta usando una dose un po' troppo elevata di farmaco. Ma il controllo che ho fatto, perché adesso li faccio biennali i controlli, sì. Che ho fatto l'anno scorso l'hanno trovato normale il valore. Adesso devo Che lei ha perso del peso, che lei ha modificato stasera, visto che ne abbiamo parlato un po' dei problemi della tiroide, per cui provi a vedere, casomai se lo faccia lei. Tanti sì, lo faccio io, perché lì a Pisa dicono che lo devo fare da loro, però io lo faccio qua. Perché se devo perché magari se anche non le lo prescrivono, perché le dicono, le lo prescriviamo tra 2 anni, e allora io magari può essere lei che privatamente se lo fa fare solamente quello. Io sono del gruppo A, quindi devo stare attenta a tutto quello che ha sentito, ma sì, indipendentemente dal gruppo 0A, B o AB, la tiroide ha questa problematica che non sopporta tutta una serie di alimenti. I dolci che io la tiroide vuole vedere delle proteine. E quindi io come proteine... Preferisce la verdura alla frutta, preferisce i legumi ai cereali. Carne rossa no, però, solo carne bianca. Ma al di là che la carne rossa magari non le può creare dei problemi alla tiroide, ma le potrebbe creare dei grossi problemi di altro genere. Infatti che le persone del gruppo A, se si mettono a mangiare carne bovina, poi lo si sente subito dall'alito che è proprio... Sì. Quindi carne bianca, pesce, che a me non piace, devo farmelo piacere. Il tonno in scatola. Tonno in scatola, ha visto che va bene a tonno tutti quanti. Tonno in vetro, non in scatola. Ma anche in scatola, in tanto ormai sono più che sicure. Guarda, benissimo. E il tonno in scatola ben difficilmente fa venire dei tumori a qualcuno. Perfetto, quello mi piace. Sono a posto, va bene, grazie va bene. Dottore, a posto, tante cose belle, vi saluto. Comunque qua, che non siamo poi tanto lontanissimo, sarò, mi sembra, verso il 24 di ottobre a Verbania.